Tanto, tanto tempo vi ho ricordato di iscrivervi, vi ho sempre detto la stessa cosa. Iscrivetevi ai canali di emergenza. Non mi fate girare i coglioni. Io non sono qui a perdere tempo per quattro gatti. Vi ho sempre detto. Iscrivetevi ai canali di emergenza, altrimenti, io regà, non ho tempo da perdere. Ecco oggi faccio la trasmissione solamente perché abbiamo degli sponsor. Ma domani ve la scordate, se continuiamo così, eh! Cioè. Non è questione di notifiche, è questione che vi dovete iscrivere ai canali di emergenza, coglioni! Cazzo! Ci hanno bloccato sul canale principale, ancora una volta, ma non è una novità. Quindi io personalmente sono incazzato nero. Ecco perché lo schermo è nero. Sono incazzato nero. Siamo quattro gatti. Ho aspettato, ho atteso per, per 90 minuti per cercare di vedere, eh, oltre l'orario che avevo disegnato per la trasmissione, per vedere se i numeri crescevano. Ma niente, la gente è proprio stronza. Io gli dico ogni volta iscrivetevi ai canali d'emergenza. Adesso il prossimo testa di cazzo che mi dice dove sei finito Leo Zagami lo blocco e lo mando a fare in culo. Anzi, lo maledico pure. Perché qui c'è tanto lavoro dietro a questa trasmissione e io vi chiedo solamente di iscrivervi ai canali di emergenza che sono nella descrizione di questo video va bene? la mia pazienza ha un limite eh? con gli scemi, con i cretini, con gli italioni in diretta da Palm Springs California buoni non dalla trasmissione più temuta e censurata del momento l'Esule News ancora una volta bloccata sul canale principale per il video di una settimana fa dedicato a Davos. La musica è quella di Piero Piccioni e Rogiro Doleao e ovviamente siamo qui per eh, parlare del network massonico di Matteo Messina Denaro, adesso ne stanno parlando tutti ma io sono stato il primo a fare un articolo su questa cosa, eh? Eh, nel senso il primo a dirvi chi stava proteggendo Matteo Messina Denaro, adesso arrivano tutti i vari, anche gli inquirenti, anche gli inquirenti. Eh, si, 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 si cominciano a avventurare alla ricerca di coperture massoniche buona fortuna perché poi, come al solito, abbiamo no? Stefano Bisi, il gran maestro del Grande Oriente d'Italia, che subito eh, fa un'espulsione no? un e lui praticamente butta fuori il medico personale di Matteo Messina Denaro come se il resto delle sue logge a Castelvetrano. O a Campobello o in altri posti, siano tutte pulite e piene di, 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 di gentiluomini, di, di signori. Ma quali signori? Sono dei bastasi. Quali signori? Quali signori? Sono tutti compromessi? In Italia la massoneria, anche quella maggioritaria, perché ieri mi è toccato litigare con un un massone qui della loggia di Santa Monica che mi fa eh, "Ma queste sono logge clandestine". No, stronzo, io ho fatto vedere, queste sono logge regolari che sono riconosciute anche dalla Gran Loggia della California alcune che coprivano Matteo Messina Denaro. Quindi non stiamo a raccontare stronzate a coprirci. Oh, ma sono logge irregolari, irregolari. Purtroppo quelli che di massoneria senza conoscerla cascheranno sempre, sempre nei trucchetti, no? nelle manipolazioni dei massoni esperti che stanno lì a dirti: no, ma in realtà, queste sono situazioni clandestine, non hanno a che fare con la massoneria regolare. Tutte ste minchiate, ragazzi. C'erano logge della gran loggia regolare d'Italia degli Alam. Del Grande Oriente d'Italia e perfino una loggia del Grande Oriente di Francia a Castelvetrano a proteggere Matteo Messina denaro senza calcolare poi quella del Grande Oriente a Campobello. Raga, ma di che cazzo stiamo parlando? Io sono dovuto scappare dall'Italia perché a me mi ha portato in tribunale un gran maestro di un'obbedienza irregolare calabrese. Un certo Nicola Tucci, insieme a un sovrano gran commendatore che adesso sta in un'altra obbedienza eh, chiamato Mucciardi, e queste persone sono riuscite a corrompere il sistema giudiziario e a spingermi a lasciare l'Italia altrimenti mi arrestavano per quello che io scrivo, soprattutto nei miei libri che voi dovete comprare. Ecco quindi il volume 8 delle mie confessioni. Chi non ce l'ha? Un comunista, questo ovviamente. Eh? E adesso ringraziamo. Con un grande applauso, invece, coloro che hanno reso possibile la trasmissione di oggi. Perché, sinceramente, ragazzi, per quattro gatti a me di stare qui a parlare neanche me va. Ve lo dico perché, cioè, capito io, quando riparte tra una settimana il canale ufficiale, che è stato bloccato, vi faccio vedere perché è stato bloccato: è stato bloccato perché una settimana fa noi abbiamo fatto uno special su Davos e abbiamo dimostrato con un testimone, un pilota d'aereo privato. Però Piloti di aerei privati per i ricconi che vanno a Davos, che era richiesto praticamente il pilota non bazzinato. Ecco, sta cosa non gli stava bene a YouTube, e quindi ci hanno bloccato. Hanno tentato anche di bloccare, ehm. La, la, la trasmissione di mercoledì scorso, quella delle Rivelazioni Arcane, ma lì hanno usato la scusa del copyright. Copyright, ragazzi, copyright, le leggi sul copyright io le conosco. Quel film che loro mi hanno fatto poi tagliare l'intro della trasmissione, che era di Totò, è del 1948. Fatevi un conto, siamo proprio oltre, oltre, oltre. 70 anni, il limite possibile, immaginabile ogni limite possibile, immaginabile per il copyright. Quindi non ci prendiamo per il culo, comunque. Io ho tagliato quel pezzettino consiglio anche Televandemia e gli altri canali di fare lo stesso, così poi ve lo rimando in onda. È, è semplice, basta entrare lì e perderci un attimo di tempo. Adesso io non è che posso farlo con tutti i canali, l'ho fatto col canale principale e, e, e vai. Invece, per quanto riguarda il blocco del canale principale, che adesso ovviamente getterà nello scompiglio tutti i cosiddetti zagamiani dell'ultima ora, che sono una manica di coglioni, è avvenuta praticamente per quello che loro chiamano disinformazione in ambito medico. Mandate a affanculo. Io, ovviamente, gliel'ho contestato, ho fatto un appello. Adesso non so se poi, sta appello avrà successo o meno. Altrimenti, per una settimana ci staremo qui a guardare in faccia con voi con voi che ovviamente seguite le esure, che siete i più vicini alle esule perché io mi sto incazzando però in realtà mi dovrei incazzare con chi non è qui voi siete le brave persone siete persone che hanno avuto almeno la cortezza di iscriversi ai canali d'emergenza gli altri sono, diciamolo pure, dei coglioni quindi tra una settimana quando ritorneremo a trasmettere al canale principale io vi prego, tutti voi che mi state seguendo oggi, glielo dovete dire in faccia a queste merde perché mi sono rotto il cazzo, ecco, e eh, lo so, eh, lo, so eh, lo so, uno dice: Ma non hai pa pazienza? No, 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 la pazienza, la pazienza, non ce l'ho. Eh, è un po' come, come ieri, quando stavo discutendo con questo massone eh, della loggia di Santa Monica, che poi quando gli ho praticamente smontato, perché no, ho fatto vedere che le logge in questione non erano. Clandestine, ma addirittura erano riconosciute dalla Gran Loggia della California. Lui a quel punto ha fatto: eh, Mi fa. Ma uno eh, può avere un'opinione diversa. Ho detto: 'Qui non è una questione di opinione diversa, caro fratello.' Se una cosa è sbagliata, se tu mi stai dicendo che quelle sono oggi clandestine, quando non lo sono, è, è sbagliato. Non è che c'è da, da discutere. Quelle sono oggi regolari. E oggi andiamo a parlare della massoneria che ha protetto Matte, Masse, eh, Matteo Messina Denaro con. Ovviamente, dovizia di particolare e soprattutto con una persona che sono io che ho esperienza diretta anche nella massoneria siciliana. Sì, io ho esperienza diretta anche purtroppo anche con la massoneria siciliana che conosco da, da diversi decenni. E eh, praticamente sono stato ospite nel 2017 a Catania in una riunione in cui c'erano anche i rappresentanti di quel famoso tempio scontrino dove c'erano diverse logge, tra cui Iside 2. Ragazzi, voi state parlando praticamente di Matteo Messina Denaro che a un certo punto stava praticamente nello stesso tempio massonico, addirittura nella stessa loggia Iside 2, con Sergio Mattarella. Il vostro presidente della Repubblica era in loggia con Matteo Messina Denaro. Allora, adesso facciamo un riassunto delle puntate precedenti per tutti gli storti, per tutti i coglioni, anche per coloro che sicuramente diranno, eh, ma quella è una loggia regolare. Vabbè, quella può essere pure una loggia irregolare. Va bene? Secondo gli standard internazionali di riconoscimento. Ma il fatto è che la massoneria regolare non ha fatto un cazzo per proteggere il buon nome della massoneria. E allora di che cazzo stiamo parlando? Di che cazzo stiamo parlando? Allora, io ho fatto un articolo che è andato molto forte, è stato citato anche qui da diversi... Insomma, adesso, devo dire, nelle ultime 24 ore sono rimasto stupito perché adesso proprio tutte, tutti i giornali italiani, tutta massoneria e la Messina denaro, il network massonico che protegge la teomissina denaro, voi dovete capire che in realtà io avevo detto che Matteo Messina Denaro era protetto dalla massoneria diversi anni fa in una conferenza con un caro amico che si chiama Fortunato Luciano Sciandra. Ecco, io voglio provare a vedere se, se Luciano c'è, perché così magari lo chiamiamo, e glielo, possi glielo, potere, insomma, glielo possiamo chiedere direttamente. Nel senso che nel 2016, in una conferenza pubblica, le scoterie estensi io e Luciano abbiamo detto che Matteo Messina Denaro era protetto da un network massonico. Mamma mia, è venuto giù il mondo, tutti... Oh, 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 oh. Ah, il cazzo! Adesso, scusatevi, come mai io, Leo Zagami, una persona per bene, deve vivere dall'altra parte del mondo per dirvi queste verità? Perché? Perché siete corrotti, siete corrotti e non fate un cazzo per cambiare le cose. Allora, se permettete, io mi incazzo e qualcuno dice: Ah, ma tu dici le parolacce in trasmissione? Ma sì, ma tu potrai rivedere tua madre prima che muore? Potrai vivere con, con, con la tranquillità d'animo? Potrai stare vicino a casa tua? No, io no. Io devo stare dall'altra parte del mondo. Quindi statevi zitti, che la mia incazzatura è bestiale. è il mio anatema sull'Italia continua. i massoni sanno bene che non gioco perché a voi le possono via per culo, a me no. E quindi sanno bene che l'anatema delle Ozagami è una cosa seria. Ecco, quindi sentiamo un attimino se riesco a beccare, poi non è detto che lo troviamo, ma se lo troviamo ci possiamo far confermare direttamente dal fratello fortunato Luciano Shandra, il cavaliere Shandra è un eh, cavaliere del Santo Sevoc, un cavaliere di tanti ordini, incluso quello templare ed è anche il fondatore di un'organizzazione che si chiama il Crest vediamo un attimino se riusciamo a, a parlarci non è detto eh, ragazzi non è detto vediamo se riesco Se risponde Riponde la segreteria eh, purtroppo la segreteria, magari è troppo tardi. Riproveremo comunque perché mi piacerebbe sicuramente parlare anche con eh, Luciano di questa cosa che, che insomma mi è tornata in mente no eh, del fatto che avevamo detto proprio che Matteo Messina era protetto la massoneria e, e, e ai tempi ci presero per cospirazionisti adesso gli inquirenti eh? gli inquirenti stanno indagando andate sui giornali sì c'era un network massonico che lo... chi sono questi massoni no oh! ma vaffanculo a tutti quanti manica di ignoranti di bastasi di burini il problema degli italiani è che sono nelle mani di, di quattro piccoli borghesi, dei, pi, dei pezzenti. Ecco, io li chiamo dei pezzenti perché sono dei pezzenti. Per me sono dei pezzenti, non è che la questione di essere un elit, uno che vuole fare l'elittario o, o vuole essere uno delle elite. Ma io personalmente, ragazzi, con questa gente non ci andrei manco a prendere un caffè. Sono dei pagliacci. Infatti, infatti. Non ci crede neanche il, eh, il figlio di Borsellino teme uno scambio di dall'arresto. Cioè, l'ha detto lui stesso. Teme uno scambio di dall'arresto. Cioè è una presa per il culo. È tutta una presa per il culo il denaro dopo 30 anni di latitanza, eh. sono le variazioni di Giubilo. La, lo stato finalmente vince sulla mafia. Il sì, sì, dottore Borsellino fratello di Paolo, eh. uno dei magistrati eh. uccisi da cosa nostra, eh. Eh. ci propone però una lettura più problematica. Eh. Lo abbiamo con noi. Buonasera, eh. dottore Borsellino. Ecco, se addirittura il figlio di Borsellino non ci crede a queste buffonate, ma perché ci dovete credere voi? Basta con queste buffonate, parliamo di cose serie. Quali sono le logge che eh, praticamente hanno protetto eh, Matteo Messina Denaro e chi è il venerabile della sua loggia? Perché ragazzi, lui ha una loggia, la loggia Sicilia, ma il venerabile della sua loggia è un altro personaggio. Allora oggi vorrei spiegarvi un attimino chi sono questi personaggi, perché bisogna eh, essere onesti, eh, la maggior parte dei giornalisti italiani, se non è massone, non ci capisce la mazza, ma soprattutto quelli che sono massoni, sono massoni di basso livello, non sono sicuramente Gervaso, ecco Gervaso eh, ve lo ricordate Gervaso? Beh, ormai insomma, è passato un po' di tempo dalla sua dipartita. Eh, Roberto Gervaso era un giornalista, uno scrittore, un personaggio di un certo livello. Sicuramente un intellettuale morto nel 2020, ma lui ragazzi la massoneria la conosceva. La massoneria la conosce in realtà anche, eh, lo conoscono anche Maurizio Costanzo, conosce bene la massoneria. Ma i giornalisti di oggi vanno in massoneria come se vanno a Rotary Club, sono so una manica di coglioni. Poi ho visto il livello proprio basso di cultura massonica dei fratelli del Grande Oriente d'Italia, degli Alan, della regolare, come pappagalli a recitare rituali che non sanno manco che cazzo sono. Io ormai voglio sputtanarli tutti perché mi sono rotto il cazzo. Sta gente merita di essere sputtanata ma proprio sputtanata, tutta la massoneria italiana purtroppo, eh, dico purtroppo perché mi, mi dispiace anche in parte per chi ci crede ancora alla massoneria, tutto l'impianto della massoneria in, in realtà andrebbe rivisto, non c'è un cazzo da fare, in Italia quando la Rosi Bindi lì ha approvato nel 2016, ma gli hanno chiuso le porte in faccia, ma non la massoneria deviata, quella regolare, quella che adesso. Eh, con Bisi dice: Noi abbiamo buttato fuori il medico eh, di eh, Matteo Messina-Denaro. È stato sospeso in maniera eh, indefinitivamente. Insomma, ma che cazzo? Il gran maestro Stefano Bisi è un masso mafioso, è uno che è stato messo là per via della banca, il banco, eh, il, ba il famoso Monte dei Paschi di Siena, è uno che sta impicciato proprio a tanti di quei scheletri dell'armadio, cioè poi, capito, è stato praticamente presentato nella corte massonica da, da Gelli e Company, di che cazzo vogliamo parlare, Stefano Bisi, ma che... poi abbiamo i satanisti, capito, dell'OTO, che hanno la loro loggia lì a Firenze, Loggia massonica del Grande Oriente d'Italia che loro hanno preso il controllo, la Lino Salvini, insomma, e noi stiamo qui a prenderci per il culo. Cerchiamo di essere onesti adesso perché tanti io sono qui e a me non me ne frega un cazzo delle vostre querele, delle vostre denunce, delle vostre minchiate per silenziare i giornalisti e per praticamente diventare un paese che è del terzo mondo giornalisticamente. Perché chiunque ha provato a dire come stanno le cose. Beh, purtroppo, ragazzi, ha avuto dei problemi molto seri, molto seri e questo è allora parliamo un attimino delle logge. A Trapani ce ne sono una marea. A Trapani ce ne sono una marea. Ci sono stati diversi scandali. A Castelvetrano, la, il paese natale diciamo, di Matteo Messina-Denaro, lì ce ne sono addirittura sei, ma c'è chi dice che siano dieci. Logge poi ragazzi, a parte la Super Loggia Sicilia, che è quella controllata proprio direttamente da Matteo Messina Denaro, eh, ce ne sono anche altre. Ce ne sono altre. Eh, ne sono altre. Addirittura pensate eh, che eh, c'è una loggia del Grande Oriente di Francia e c'è poi una loggia segreta che insieme alla Loggia Sicilia opera sempre. A Castelvedrano, sto parlando della Maloforos, che si incontra poi nella nota pizzeria di Castelvedrano. Ma chi è Chi sono i personaggi che hanno protetto? Ecco, Matteo Messina Denaro. Intanto c'è un politico, un ex Forza Italia, Giovanni Losciuto. Giovanni Losciuto è uno dei migliori amici e fratelli di Matteo Messina Denaro. Insieme facevano parte ma parlo degli anni 90, di una loggia chiamata Iside 2. Iside 2, alla fine, insieme a tutte le logge di questo tempio che si, trova al centro, che si trovava a centro di Catania, faceva parte di un circolo chiamato Circolo Scontrino. Chi faceva parte di questo circolo? Il vostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Eh. Eh, eh sì, il vostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella Allora, abbiamo una loggia della, della, degli Alam che è la Letizia 345. Abbiamo eh, che praticamente, insomma... Eh? abbiamo un'altra loggia che è pure eh, importante, la loggia Demetra 240, poi abbiamo la loggia Enoch 238, della, della gran loggia regolare d'Italia, regolare, che ha parecchie loggie in zona regolare. Eh. Poi abbiamo la più influente localmente, che è la loggia Francisco Ferrer 908, del Grande Oriente d'Italia. E poi ripeto, c'è questa loggia misteriosa, la loggia Ipsas, che poi copre un'altra loggia ancora più segreta che è quella che si chiama Maloforos. Queste due logge sono direttamente collegate a Matteo Messina Denaro in tutto, in tutto e per tutto. E non capisco come il Grande Oriente di Francia possa passarla liscia con questo tipo di atteggiamento sul suolo italiano. La loggia Sicilia di Matteo Messina Denaro nasce quando praticamente finisce la Iside 2 e, e tutto quello che ha a che fare con la loggia, io eh, nel 2016, 2017, febbraio, mi sembra gennaio, febbraio 2017, stavo a Catania e durante una riunione della che si chiama Camea, una organizzazione massonica, che si trova eh, molto forte in Sicilia, questa, questa, questa massoneria, diretta eh, la Gran Loggia Madre Camea, e attualmente diretta, dovrebbe essere diretta da, da praticamente eh, Carmelo La Rosa. E praticamente eh, Carmelo La Rosa è un personaggio che sta lì a Barcellona Pozzo de Gotto che faceva il medico. Eh, Adesso la gran loggia praticamente che nasce anche quella la gran loggia ma la gran loggia è sempre stata direttamente collegata con la P2 e successivamente anche con la famosa loggia di Monte Carlo. Quindi io con questa gente ho avuto sempre a che fare. La loggia Camea fu fondata, pensate, nel 1958 dal fratello Aldo Vitale, si chiamava. Eh, L'intenzione era creare quella di un'elite di fratelli cresciuti proprio nella pura tradizione scozzese di Piazza del Gesù. Varie organizzazioni, ripeto, sono così tante che poi alla fine arrivare a fare una mappatura è quasi impossibile perché poi... Il problema con queste logge è che c'è una scissione ogni due minuti. Quindi, capito, tu praticamente, anche se volessi fare in teoria una mappatura, come nel passato si è proposta si è di fare, una mappatura di tutte queste realtà anche irregolari, diventa molto difficile. Diventa molto difficile. Ma torniamo a Trapani, perché a Trapani, tra le altre cose nel 2019 esplode anche lì uno scandalo, sempre che ha a che vedere con la massoneria, con una scoperta. Eh, a quel punto nel 2019 la loggia diciamo che operava eh, dietro al Grande grand Oriente di Francia, eh, prima ancora con membri legati alla gran loggia degli Alam, ecco, questa eh, scoppia uno scandalo. Scoppia uno scandalo, però. Intanto voglio ritornare a quella famosa loggia Iside 2. È ovvio che tutti questi nomi possono creare confusione, però, ragazzi, dobbiamo essere precisi perché c'è gente che si è giocata la vita denunciando queste cose. Io sto parlando di un personaggio che politicamente non ha nulla a che spartire. Mauro Rostagno. Mauro Rostagno nasce a Torino nel 1942 e muore, muore, assassinato nel settembre 1988 proprio per aver esposto troppo questo legame tra la massoneria e la mafia o oh, per meglio dire la massoneria è praticamente il braccio armato di una certa cioè la, la mafia è, è, è il braccio armato di una certa massoneria sul monumento che trovate praticamente, c'è cioè un monumento commemorativo dedicato a Mauro Rostagno, in cui c'è scritto Vittima della Mafia e poi c'è una citazione di Rostagno, Io sono più trapanese di voi perché ho scelto di esserlo. È stato sepolto in un cimitero che è quello di Valderice, in un funerale ovviamente religioso. Ma fu proprio lui questo sessantottino giornalista, un po' sinistrato, poi che era legato anche no, alla, 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 a tutto il discorso di Osho Rainesh, quindi era un po'. No? aveva queste fisse, un po' particolari, aveva creato vicino Trapani una comunità, che è che si chiamava Saman, con tutti questi qui che andavano appresso a Osho, che in quel momento era popolarissimo, ma senza ecco perderci. In, in Osho, in Baguana, che eh, vale la pena magari discutere una puntata a parte. Lui praticamente non capisce bene quello che sta combattendo. Infatti allo stesso tempo cerca di avvicinarsi a un massone all'orecchio quale Bettino Graxi, quindi era un po' confuso. Ma Cosa Nostra eh, non apprezzò praticamente il, il lavoro che lui aveva fatto per un'emittente televisiva locale che si chiamava, si chiamava Radio Telecine RTC. E, e praticamente il, il 26 settembre 1988 venne assassinato in un agguato in contrada Lenzi a poche centinaia di metri da questa sede del, del gruppo lì di Osho Saman, eh, all'interno proprio della sua, della sua macchina, che era una Fiat Duna bianca, alcuni uomini, eh, nascosti ai margini della strada, si avvicinarono e gli spararono con un fucile a pompa calibro 12, che scoppiò in mano, tra le altre cose, ad uno degli assassini <ride> e poi però c'era anche una pistola calibro 38. Inutile dirvi che gli assassini non sono mai stati arrestati, che alla fine ci sono stati mille depistaggi, forse anche per il suo essere sinistrato, la Digos, anche di Trapani. Mm. Mm. E quindi anche per il fatto che comunque sia lui era legato a lotta continua. Ma chi è che l'ha fatta? Allora, prima di tutto il discorso è che lui si stava focalizzando sui rapporti tra Cosa, cosa Nostra e la massoneria deviata. Rapporti che hanno stati denunciati ovviamente da persone magari che erano sono state coinvolte. Furono denunciati all'inizio da Beniamino Cannes e eh, Caterina Ingrasciotta. Eh, sebbene anche queste indagini poi furono vittime di un depistaggio assoluto da parte del di de tutto quello che dovrebbe essere il sistema giuridico e legale italiano, le varie corti, le varie no controllate da massoni, quindi Massomafia, e non si combina mai niente, ripeto. Presunti collegamenti anche con i servizi segreti sono stati trovati rispetto a quelli che potrebbero essere stati gli esecutori di questo omicidio. Ma parliamo un attimino di, eh, delle indagini tra Cosa Nostra e la Massoneria che praticamente porterà... Eh, inevitabilmente alla, moglie, eh, alla morte, scusate, di Mauro Rostagno. Eh, mi voglio mettere un paio di, di occhiali troppo ragazzi, anche qui con l'idea che avanza, toccamiti i figlio occhiali Quindi abbiamo eh, adesso un Matteo Messina Denaro che viene arrestato abbiamo capito chiaramente perché io ve l'ho annunciato nella puntata di qualche giorno fa vi ho detto è una buffonata l'hanno arrestato semplicemente che si è fatta arrestare perché ha bisogno di cure cure eh, che non poteva più eh, ricevere come come buona fede insomma quindi ecco le cure che praticamente adesso potrà tranquillamente ricevere nel, nel carcere lì di massima sicurezza l'aquila lui è sorridente tranquillo se la ride poi ha detto eh non ha testimoniato se sì, non testimonia cioè questo è stato zitto pena. questo non parlerà mai non vi dirà mai un cazzo questo non vi dirà mai niente l'Italia è la mafia che cosa voi, voi cioè che cosa volete che vi dica Matteo Messina Denaro che stava in loggia con Sergio Mattarella eh? Eh? Ecco quindi, ritorniamo. Facciamo un rewind, partiamo dagli anni 90, ma anche prima, perché la Iside 2 è una creazione di Licio Gelli, cioè alla fine tutto il discorso dell'elogio scontrino è un discorso che praticamente è legato a Licio Gelli. Nel 1997 ci fu un'inchiesta della Direzione Ristrettuale Antimafia di, di Palermo che acquisì alcune eh, dichiarazioni fatte da collaboratori di Giustizia. Secondo il collaboratore Vincenzo Sinacori, ex esponente di spicco della Cosca di Mazzara del Vallo, l'omicidio Rostagno era stato determinato dai suoi interventi giornalistici di denuncia. Che davano fastidio agli esponenti di Cosa Nostra della provincia dei Trapani, che però abbiamo visto non sono solamente esponenti di Cosa Nostra della provincia dei Trapani, perché poi la provincia dei Trapani comandano tutta Cosa Nostra. Perché, nonostante eh, Matteo Messina Denaro non sia di Palermo, è comunque riuscito con eh, poi l'appoggio, quando fu dei Corleonesi, a prendere in mano e poi lì ci furono si ammazzarono proprio alla grande, no? Prima di passare poi ai cosiddetti stragi di sta, stragi eh, eh, assassini ancora più eh, eclatanti come quelli di Falcone e Borsellino che quelli poi non, non è più mafia, lì è proprio masso mafia. Cioè lì è la masso gli attentati poi, le esplosioni eh, che ci fu una Roma, che ci fu una Firenze, tutta quella roba lì è tutta roba di masso mafia, roba di Stato italiano che è mafia, ecco perché la Repubblica Italiana non ha più, eh, cioè è, eticamente e moralmente non dovrebbe più esistere, non dovrebbe più esistere, Dovreste scusarvi di, di tutto quello che è successo dal 1946 quando purtroppo vi siete fatti soffiare la monarchia. Perché? Perché non vi piacevano i Savoia. E adesso ci avete messo la manica dei Burini mafiosi. Bella soluzione. Complimenti italiani, continuate così, Con, continuiamo pure noi. Quindi, lo stagno venne ucciso. E gli esponenti di Cosa Nostra della provincia di Trapani discussero la sua eliminazione in occasione di alcuni incontri che si erano tenuti a Castelvetrano. Incontri a cui partecipò sia Sinagori, ma anche, ma anche un altro personaggio, Francesco Messina Denaro. Il padre del, di Matteo Messina Denaro detto Don Ciccio, ecco Don Ciccio, era un mafioso italiano legato a personaggi di, di grande livello. Era legato alle famiglie parlarne dei Badalamenti, Badalamenti anche loro massoni alla grande. E, insomma, era un personaggio importante. Fu il capo della Cosca di Castelvetrano e del relativo mandamento a partire dai primi anni '80. Poi, ovviamente, muore nel 98, ma a quel punto, il figlio, già, grazie alla massoneria, grazie alla guerra che sarà fatta internamente la mafia negli anni 90. E all'arresto di Totorrina, ecco che Matteo Messina-Denaro diventa. Matteo Messina Denaro. Nel 1990, eh, il procuratore capo di Marsala era Paolo Borsellino e, e chiese praticamente il, eh, una sorveglianza speciale, il divieto di dimore e il sequestro di tutti i beni di Don Ciccio, quale esponente di primo piano della mafia del Belice. Ovviamente, Matteo Messina Denaro, il figlio. Se la legò al dito, come se la legarono al dito tanti mafiosi. Ma era Castelvedrano che viene a quel punto a conoscere e a essere introdotto e iniziata la massoneria, però la massoneria, ancora in quel momento, siccome anche per, per un discorso di comunicazione, di tecnologia che poi si è sviluppata e tutto il resto, la massoneria comunque era a Trapani più che nella provincia. Era più forte a Trapani, quindi si, si recava anche lo stesso eh, Matteo Messina Denaro a Trapani e lì, praticamente, nel tempio eh, cosiddetto Scontrino, dove c'erano diverse logge, ecco che lì incontra Sergio Mattarella. Le, Dichiarazioni eh, di Sinacori rispetto anche agli incontri che erano stati fatti, cioè, alla fine ragazzi, lo Stagno praticamente è stato ucciso. Eh, L'ordine l'ha dato il padre di Matteo Messina. Denaro l'ha dato Don Ciccio, è lui che ha ordinato l'omicidio di Rostagno. Le dichiarazioni poi di Sinacori vennero confermate anche da Brusca. Giovanni Brusca, sì, quello lì che hanno lasciato andare nonostante lui scioglie nell'acido, no? per conto di Matteo Messina Denaro, ma lui ormai può, può andare tranquillo, co come soprannominato in lingua siciliana, Uverro, 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 minchia, Uverro, che significa lo scanna cristiani. Ecco, lo scanna cristiani. Insieme a un altro personaggio che si chiamava tutti i personaggi, tutte persone, insomma, a in un certo livello eh, che si chiama Angelo Sino. Eh, partì eh, per un misterioso viaggio eh, e poi ritornò. e A quel punto arrivò in Sicilia. Licegelli, arrivò a Lucegelli. Arrivò a Lucielli. Nel periodo del finto sequestro del bancarottiere Michele Sindona, quindi stiamo parlando della fine degli anni 70, si era già creata quella loggia Monte Carlo, e secondo Sino Gelli venne in Sicilia. Per proporre un piano separatista ai massoni trapanesi, che in realtà doveva servire per fare arrivare un avviso ricattatorio ai precedenti alleati politici di Sindona. Quindi impicci anche a livello nazionale importanti, che hanno a che vedere anche con il discorso della P2, perché insomma, la P2 poi aveva le mani in pasto ovunque. Le indagini eh, dell'epoca. Non avevano, però, considerato alcuni verbali che erano stati redatti proprio da Rostagno, perché, come vi ho detto, c'è stato depistaggio a tutti i livelli eh, su, su quello che poi è stato l'omicidio di Rostagno. Lui aveva preparato dei verbali in cui spiegava questi collegamenti e ovviamente doveva essere fatto fuori. Quindi. Don Ciccio era massone, inizia, seguendo la tradizione massonica, il proprio figlio, Matteo Messina Denaro, e a questo punto Gelli arriva a Trapani. Adesso non si sa bene se Messina De, Matteo Messina Denaro sia stato iniziato con addirittura la presenza dello stesso vice Gelli a Trapani, io questo non glielo poi... Manco potuto chiedere mai a, a Licio perché lui, forse ex Giunchi, era uno che parlava un po' di più dei suoi, delle sue esperienze eh, anche lì a Trapani. E in effetti devo dire che nella loggia Monte Carlo i collegamenti con, con la Sicilia erano sempre molto, molto, molto intensi, così come lo, lo sono stati anche con l'Andrangheta ovviamente che lo stesso Ricciogelli ha aiutato a diventare l'andrangheta di oggi, perché senza Ricciogelli l'andrangheta non avrebbe mai superato Cosa Nostra. E, e Ricciogelli venne ospitato da dei boss mafiosi legati al padre di Matteo Messina Denaro. Sto parlando di eh, Mariano Agate. Mariano Agate era un esponente di spicco di Cosa Nostra, ma era, in, ma era anche iscritto. Alla loggia segreta Iside 2 e un altro personaggio che si chiama Natale Laia. Ecco Mariano Agade fu sicuramente un personaggio importante in tutto questo, secondo me, anche nello sviluppo cosiddetto massonico pseudotale se vogliamo essere lato, eh, di, di, di Matteo Messina Denaro. Eh, lui praticamente viene condannato all'ergastolo proprio per la strage di Capaci quindi è legato alla strage di Capaci nel 1985 viene condannato per ben sette omicidi dal giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto e, da, e poi e, tra, cioè, tra cui quello del giudice eh, e poi aveva anche ucciso un, un, un un sindaco lì, mi sembra, di, di Castelvetrano, che si chiama Vito Lipari Anche se poi fu assolto per questo. Comunque nel 1986 Agade risultò nell'elenco degli iscritti a questa loggia segreta, di cui faceva parte, ripeto, anche Sergio Mattarella. Lo ripeto, e lo voglio rendere pubblico sta cosa, perché un domani mi succede qualcosa, io ve l'ho detto, Sergio Mattarella, Iside 2. Sergio Mattarella, Matteo Messino Denaro. Ecco. Quindi voi in questo momento siete vittime di una mafia di Stato. Ok? E ehm, poi c'era un altro mafioso che si chiamava, che faceva parte della Iside 2, che si chiama Mariano Assaro. Eh, ecco questo personaggio nato a Castelmare del Goff, ancora in vita, era eh, inserito nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia. Fu arrestato nel 1997 ed era soprannominato l'americano perché aveva un ruolo di contatto con la CIA come vedete, coinvolto in Iside 2 c'erano anche, anche elementi della CIA. Di professione faceva l'odontotecnico, che poi sembra essere una professione che piace molto ai massoni. Infatti eh, anche nella, nella granologia regolare d'Italia ci sono molti dentisti, odontotecnici, minchia vari. Arrestato nel 1997, questo personaggio, vicino al padre di Matteo Messina Denaro e successivamente al figlio, fu accusato della strage di Pizzolungo e assolto, però, successivamente. Perché eh, bisogna assolverlo, è stato addirittura assolto come mafioso. Secondo il collaboratore di giustizia, Rosario Spadaro era considerato un esperto di esplosivi degli esponenti di cosa nostra se c'è bisogno di una consulenza sull'argomento dobbiamo far saltare in aria falcone borsellino andiamo da questo qui che è un personaggio che, è, che insomma se agava quindi la falcone e borsellino l'omicidio di Falcone e Borsellino vengono in realtà decise quando eh, venne scoperto l'elenco della loggia Iside 2 e quando a quel punto la situazione era diventata difficile per, per coprire tutta questa madassa intricata che legava massoneria e mafia toccava eh? Vediamo un attimino, c'è un articolo del 1992 di Repubblica che andiamo a ripescare. Oggi stiamo approfondendo ovviamente tutto un discorso che ci porta a parlare del network massonico che per anni ha coperto Matteo Messina Denaro. Quindi bisogna andare un pochino indietro nel tempo, addirittura siamo arrivati fino al padre e, e stiamo adesso, un attimino ripercorrendo un po', stragi, c'è un killer con tessera massonica. Articolo del 1992. Il suo nome apriva la lista segretissima della loggia coperta Iside 2, che a Traponi mescolava boss, politici e funzionari. Ripeto, questa è la loggia del vostro presidente della Repubblica delle Banane. Se ne è tornata a parlare un anno fa, quando grazie alla tempestiva soffiata di una talpa annidata a Palazzo di Giustizia è sfuggita ad un blitz del giudice taurisano. E adesso ecco le nuove rivelazioni del pentito Rosario Spatola. Fino a quando non verrà preso Mariano Asaro, continueranno le stragi. Con le autobomba degli uomini dello Stato. Quindi Maria Nasaro era veramente noto come bombarolo. Eh? Eppure, ancora qui, non si capisce eh, come cazzo è che questi qui se agavano sempre. E proprio lui ha confidato il pentito a un dirigente dell'alto commissariato. Il giorno dopo la strage Borsellino, il grande esperto di massacri alla Libanese, il più abile e spietato artificiere di Cosa nostra era già finito davanti ai giudici per l'auto imbottita di tritolo destinata a Carlo Palermo, poi però assolto. Cioè, si continua sempre questo discorso dell'assoluzione, no? Questa gente proprio ass assolto, tutti assolti, tutti assolti. Perché l'unico... Ecco, capite perché Leo Zagami ha rischiato la vita in Italia quando io cercavo di denunciare queste cose oppure no? Lo capite oppure no? Ecco, io oggi voglio ringraziare però... Coloro che hanno reso possibile questa puntata di oggi, che sono i nostri sponsor, nonostante siamo quattro gatti, nonostante molti purtroppo si perdano per strada, almeno ci sono gli sponsor che rendono possibile questa trasmissione. Pina, Nicola, grazie Nicola. Giulio Scalera, Andrea Tassinari, Max Piaggi, Francesco Larussa. Grazie, veramente, queste sono persone che meritano l'applauso, spero che tutte loro mi stiano seguendo anche dai canali di emergenza. Grazie di cuore. Per aver sponsorizzato la trasmissione di oggi, che vuole regalare un po' di verità agli italiani che stanno con 10 no, fette, hanno praticamente le fette di prosciutto sugli occhi: hanno proprio un pezzo, un prosciutto gigante che gli copre la testa. Cioè, capito? Gli italiani proprio. continuano a credere alle favole, poi adesso gli si dirà: Sì, era protetto da un network massonico, sicuramente, eh, ecco, hanno già fatto vedere, no? Cosa vogliono fare? Stefano Bisi, che praticamente era appena espulso quel medico, che era il medico che era un vecchio dottore, un medico lì a Campobello che conoscevano tutti, un massone nella loggia anche locale, che ovviamente curava Matteo Messina Denaro in arte buona fede e si vede che gli passava pure, pure il Viagra eh, tra le altre cose perché Matteo Messina Denaro voleva avercelo sempre duro. Il, il, il diabolic così come, come lo chiamiamo, allora c'è di mezzo. Ritorniamo alla strage, la strage e i personaggi responsabili. Maria Nasaro, superlatitante, conosciuto come Anthony l'americano, è l'uomo che ha confezionato la morte di Falcone e quella di Borsellino. Si domandano, eh, per il pool che indaga, è una pista da seguire. So, so piste da seguire, so piste da seguire, però poi alla fine non avete seguito un cazzo, siete dei buffoni anche voi che fate i magistrati in Italia, ma non vi vergognate, c'è cioè, un Mariano Asaro, alla fine, membro della loggia Iside 2, ha fatto la bomba, che ha, 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 ha fatto saltare in aria sia Falcone che Borsellino, accusato de stra della strage anche di Pizzolungo, assolto. Assolto, assolto. Anzi, assolto per quanto riguarda la strage di Vizzobongo, perché poi lui è stato condannato definitivamente solamente per una cosa. Porto abusivo d'armi. E in appello poi alla fine è stato condannato, cioè che alla fine proprio hanno condannato che era è, è, è mafioso, è mafioso, ma ripeto, lui... Era legato alla CIA, era legato a un personaggio, personaggio che eh, vi ho spiegato legato alla CIA. Quindi uno più uno dai miei parti fa due. Lui è legato a alla... Mariano Asaro e anthony l'Americano, noto come l'Americano, è l'uomo che ha confezionato la morte di Falcone, quella di Borsellino, con l'appoggio della Central Intelligence Agency. Ecco, beh, adesso abbiamo detto la verità, abbiamo rivelato il segreto di Pulcinella, chi ha ucciso Falcone, chi ha ucciso Borsellino. Ma nella loggia Iside 2 non è che si decideva solamente di de far saltare in aria i vari balconi Borsellino, Borsellino. nella loggia Iside 2 si è deciso anche l'attentato a Giovanni Paolo II. La loggia Iside 2 veniva spesso frequentata da colui che, inizi che iniziò a sottoscritto alla Massoneria, il principe aliato di Monreale. Fu, fu lui che me ne parlò per prima di questa loggia. E praticamente, il Principe Aliata di Monreale diede ad Aliaccia, diede in mano ad Aliaccia la pistola per assassinare il Papa. Principe Aliata di Monreale, insomma, Principe Aliata eh, era un personaggio. Gianfranco per saperne di più. Eh, rimando comunque al volume 2 delle mie confessioni, dove lì c'è scritto tutto anche della mia iniziazione nell'aprile del 1993 e via dicendo: quindi, anche quel teatrino che poi è diventato il tentato assassinio di Giovanni Paolo II, che era un bel teatrino. Eh? viene deciso sempre alla loggia Iside 2 ma la loggia Iside 2 a un certo punto a un certo punto viene diciamo smascherata allora bisognava ricostituire una nuova loggia e a quel punto ecco che praticamente con Giovanni Rosciuto Matteo Messina Denaro prende il via una nuova massoneria e questa massoneria è praticamente è un, è una loggia super segreta che, che praticamente sono due le logge super segrete in realtà sono due che hanno avuto come venerabile l'ex deputato regionale del centrodestra ed ex componente della commissione antimafia regionale buff Antimafia, i peggio mafiosi, la peggio feccia che c'è in Sicilia. Questa rivelazione è venuta fuori dalle altre cose. negli atti l'indagine dell della procura di Trapani, denominata Arte, Artemisia, quando hanno fatto quelle, quei, 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 quei arresti lì nel 2019, hanno fatto tanta caciara poi alla fine. Tanta caciara. Se fa tanta caciara. Qui abbiamo qualche documento da mostrarvi di questa loggia. Segreta, Top secret. Eccole qui. Andiamo a vedere qualche, qualche documento segreto. Intanto condividetelo però, questo video, perché questo dovrebbe veramente diventare virale. Cioè voi vi dovreste, come italiani, prima di tutto vergognarvi e sputarvi in faccia. Perché io sono qui dall'altra parte del mondo per dirvi queste cose rischiando la vita e voi state lì seduti sul sofà. Eh? Bene, ricordatevele queste cose. Eh? Ricordate chi ha le palle, si chiama Leo Zagami. Voi ne sa che non ce l'avete. E adesso vi faccio vedere un, un documento. Documento che viene direttamente dalla da una delle logge segrete bazzicate da Matteo Messina Denaro. Ecco qui. Eccoci qui. Malo foros. Questa è l'associazione culturale che poi va a coprire la loggia Sicilia, però in realtà crea anche la loggia Maloforos. Come vedete, lo sciuto Giovanni, Perricone Luciano, Errante Felice, Magro Gaspare, qui c'è tutta la lista, c'è anche un Di Maio Giuseppe, ma ovviamente non sarà apparente. Questi sono i vari membri, questi sono i soldi delle capitazioni. E come vedete spese effettuate per l'attività dell'associazione questa è un'associazione di copertura per l'attività massonica eh? Bene. continuiamo mostrando un altro documento sempre di questa, cioè, questo documento è ancora più incredibile. Il documento che sto per mostrarvi non dovrebbe neanche esistere perché vi spiego. Questo documento che sto per mostrarvi è una vergogna. Io mi viene, guardate, guarda. Il documento che sto per mostrarvi è su carta intestata della Repubblica Italiana dell'Assemblea regionale siciliana e per questo io domando a tutti voi di vergognarvi vergognatevi vergognatevi questa è una delle logge frequentate da Matteo Messina Denaro guardate su quale carta è intestata guardate avete qualcosa da dire? Eh? avete qualcosa da dire? Non vi volete sputare in faccia? Eh? Continuate a non voler marciare su Roma a fare tutta a fare tutti eh? la pedicena, le minchiate varie. Eh? Repubblica italiana, Assemblea Regionale Siciliana. Qualcuno mi dice, Leo, ma quando ti sei reso conto che la signora faceva schifo, leggi i miei libri e lo capirei. Ah, porca puttana. La gente se vuole leggere i miei libri ha risposte facili. Ho scritto, ho scritto con dovizia di particolari nei miei libri. Sulla carta intestata della Repubblica Italiana, Assemblea siciliana, Regionale Siciliana, domande adesione a Socio, Associazione Culturale maloforos Lo vedete o non lo vedete? eh? Qui ci sono poi tutti i nomi titt ti, ti, ti. e poi oh, ci sono dei nomi che sono cancellati non si riesce a vedere chi è chi è e chi, chi è e chi è secondo voi eh? e chi è secondo voi quali sono i nomi che non si possono mostrare chi è il nome a parte che lo scudo c'è sta qua eh? ma il nome che non si può vedere Qual è sto nome? Eh? Qual è? Matteo Messina Denaro. Allora io qui sto praticamente ripercorrendo in maniera essenziale quello che è il percorso massonico di Matteo Messina Denaro però Regà, pure voi vi dovete rendere conto che io qui sto facendo un servizio pubblico che dovrebbe fare la RAI. Questo mi sembra ovvio. Cioè, una cosa del genere dovrebbe essere... Ma la RAI è nelle mani del nemico, quindi non, è ovvio che non, non vedrete mai questo tipo di cose sulla RAI perché sono compromessi, così come Mediaset così come la Sette. Aiutate le Esule... Le esule dal 1 gennaio non ha più una sua pospay intestata alle Ozagami come sapete eh, la pospay è intestata invece a mamma Jessica Jessica Lion Campbell Young che siccome è pure cugina della regina na toccano sti massoni infami comunque se volete continuare ad aiutarci c'è la pospay che ha anche il, la possibilità di effettuare un bonifico, come ha fatto recentemente anche qualcuno. E, e poi c'è Cash App, per chi è in Gran Bretagna o in America, c'è anche GoFundMe e c'è anche Fundly. Io ringrazio i miei sponsor intanto della trasmissione di oggi, perché veramente eh, a parte anche gli sponsor della trasmissione della dell'altro giorno perché sei gentilissima, Alessia Cosi gli altri che hanno sponsorizzato. Poi c'è Max Biaggi che continua a essere sempre uno che, che sta sempre lì a sponsorizzare e fa benissimo perché lo vedete, noi offriamo un servizio qui. Però oggi ringraziamo in particolare Pina, Nicola Masini, Nicola, eh, Giulio, Scalera, Andrea Tassinari, Max Biaggi, Francesco La Russa. Ecco. Noi ringraziamo tutti questi personaggi che in qualche modo ci vogliono aiutare. Continuate a farlo anche voi, così noi continuiamo la nostra missione, perché mi sembra che tutto sommato vi serva questa voce dall'esterno che in qualche modo vi sta mostrando, no? Il libro mastro dei politici, dei, dei grembiulini, dei mafiosi, tutti uniti all'unisono, perché adesso sì, si parla del network massonico di Matteo Messina Denaro. Ma i nomi, i nomi, vorremmo sapere i nomi. Ecco, noi qui diamo i nomi, i nomi che hanno protetto Matteo Messina Denaro anche nelle logge di Castelvedrano. E qui c'è praticamente Salvatore Stuppia, altro personaggio vicino a Matteo Messina Denaro è stato mi sembra vice sindaco eh, poi abbiamo anche diversi consiglieri comunali che lo hanno protetto Pietro D'Angelo Maurizio Silvestro Piazza anche loro massoni tra altre cose ehm, Giuseppe Rizzo Pietro D'Angelo Maurizio Silvestro Piazza eh, questi, questi qui sono tutti della loggia del Grande Oriente d'Italia la Francisco Ferrer quindi non mi di stronzate con la massoneria regolare quando poi il Grande Oriente d'Italia avete praticamente sospeso un personaggio, ma ce ne sono una marea che dovreste sospendere. A parte che si dovrebbe autosospendere il Gran Maestro, per, 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 per quanto è cialtrone e per quanto è corrotto, che è Stefano Bisi, ma anche i Gran Maestri dell'Alam dell o della regolare come Fabio Venzi. La, la regolare in particolare, che è l'unica riconosciuta dalla Granologia India d'Inghilterra dal 1993, da quando ci fu la scissione con Di Bernardo, è la peggiore, è quella che praticamente si ammanta, si, si mostra. No? Siamo regolari, siamo riconosciuti da Londra, siamo, tutto, siamo tutti trasparenti. I nostri rituali sono qua, questo è di là, tutto quanto. È. Invece, no, sono la peggio feccia. La regolare il grande oriente d'italia eh, gli alam le maggioritarie oltre a tutto il mondo sommerso di scissionisti di de piazza del gesù che de, 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 c'è una marea di obbedienze poi addirittura troviamo come vi ho detto una loggia che praticamente opera con addirittura un, una bolla del grande oriente di francia sergio Mattarella ormai è lui Controlla tutto dal Quirinale che gli frega. Che gli frega. Ripeto, Giovanni Brusca è quello che in realtà ha sciolto nell'acido quel, quel bambino di 12 anni. Eppure dall'anno scorso, mi sembra che eh, no sia libero di farsi i cazzi suoi. Quindi non fatevi prendere per il culo. No, non vi fate prendere per il culo. cioè Basta con questa presa per il culo. La Loggia Sicilia nasce quindi dalle ceneri della Loggia Iside 2. Questa è la verità. Questa è la verità. La Loggia praticamente più corrotta della Sicilia e del, d'Italia, ma anche una delle più pericolose e influenti per quanto riguarda il contesto mafioso, è anche una loggia che a un certo punto ovviamente viene chiusa, così come vengono chiuse tutte le logge della che operavano in questo tempio che si chiamava il tempio Scontrino e adesso ovviamente se ne parlerà, cioè se parla ovviamente di Alfonso Tumbarello, il medico indagato ma è poca roba ripeto 16 logge nella provincia di Trapani, quelle ufficiali, poi probabilmente ce ne sono altrettante non ufficiali. C'è la presenza del GOI, della GLRI, della Granaloggia d'Italia. Eh, L'uomo comune, che non mastica massoneria, ovviamente crede alle buffonate, no? è stato sospeso a tempo indeterminato. È un po' come quando praticamente sono stati sospesi i piduisti come Ezio Giunchiglia, eh, Licio Gelli, vennero tutti sospesi, vennero tutti buttati fuori ufficialmente dalla storia regolare, regolare poi rientrarono alla chetichella, negli Alam. Ragazzi, sì, Ezio Giunchiglia, ancora in vita, eh, tra altre cose, è un colonnello dei servizi segreti italiani. Cioè, come si spiega? Il fatto che tutto questo apparato, capito, marcio, co ha continuato perché poi quando hanno chiuso la P2 sono semplicemente passati a un altro, un altro discorso sotto un'altra obbedienza. Non è che sono usciti dalla massoneria. Non è che sono stati messi in sonno, o si sono messi in sonno. Quindi... Molti adesso si domanderanno nei prossimi giorni e poi lo vedrete anche da, 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 dagli articoli, no? ci saranno tu, tutti anche tutto il mainstream che no? comincerà a domandarsi: ma cosa c'entra la massoneria con la titanza di Matteo Messina-Denaro? Ecco, ve lo spieghiamo noi. Ma che cazzo vi volete spiegare che non sapete un cazzo? Ragazzi... Eh sì. Forse non ci siamo capiti. Chi volete prendere per il culo con articoli tipo questo qui che è uscito qualche ora fa di Antonio Palma per, per Open Page, altro dei fanpage.it, altro, altro eh, testata di sinistrati del rapporto tra Massoneria e Matteo Missione ne sono convinti gli inquirenti. E meno male che ne siete convinti. Però quando lo diceva Leo Zagami, ah, leo Zagami è un pazzo, leo Zagami è un cospirazionista. Leo Zagami va chiuso in un manicomio. Cioè questo è quello che, che, che hanno fatto alla mia persona per aver detto la verità. Adesso però gli inquirenti faranno chiarezza. Nei suoi lunghissimi anni di latitanza, prima dell'arresto, in una clinica di Palermo questa settimana Matteo Messina Denaro ha goduto di ampie coperture e appoggi, non solo da parte dell'ala mafiosa militare, ma anche e soprattutto da quella borghesia mafiosa, tra cui molti appartenenti alla loggia massonica, poi imprenditori, no? dei, più, dei settori più disparati. dal rapporto tra Massonia e Matteo Messina Denaro ne sono convinti gli inquirenti. Uy! Ma come mai solo adesso ne sono convinti? Solo adesso? Adesso gli inquirenti sono convinti. Sono convinti? Sì, 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 sì sono convinti. Meno male, ecco. Chissà quale capro espiatorio troveranno, troveranno qualche loggia di sfigati da, da poter... dire Sì, questi, questi erano lì. A... Dovranno trovare qualcuno a questo punto. Ma nessuno parla di Mattarella. Nessuno parla di Sergio Mattarella. Io ho mostrato anche nel volume 2 delle mie confessioni gli articoli eh, che riguardavano anche il Tempio Scontrino e Sergio Mattarella. Non so se ancora mettendo il suo nome Iside 2 e Scontrino esca qualcosa. Proviamo. Scontrino, scontrino, Iside 2. Vediamo se esce qualcosa. ecco qua. Bene. È uscito, è uscito qualcosa. Andiamo a vedere. Eh? Vediamo qua eccoci qui, eccoci qui, il mattino di Sicilia, notizie dalla Sicilia, bene, 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 siete pronti? Ce la vogliamo andare a vedere? Ecco, andiamo a vedere, andiamo a vedere, intanto benvenuti alla trasmissione lei è tutto quello che gli italiani vorrebbero dire, ma non possono, in questo caso, veramente, non potete perché rischieste la vita, e qui c'è qualcuno con le palle, quindi, grazie, grazie a Dio, ancora c'è un vero, un vero, un. Vero, un, un cioè, Eroi, santi, navigatori e adesso invece coglioni, pa popolo di coglioni con un presidente mafioso. Loggia, scontrino di trapani Tra i frequentatori c'era Mattarella. La precisazione del Quirinale. Eh? eh? E cosa ha detto il Quirinale per precisare? Vediamo un attimino cosa ha detto il Quirinale. Ecco, 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 ecco il Mattarella, vediamo un attimino che cosa hanno detto, eh? Vediamo un po'. Loggia Scontini di Trenate, il venerdì c'era Sergio Mattarella, oggi capo cosa Spunta infatti il nome di Mattarella tra quelli dei frequentatori delle iniziative pubbliche del circolo scontrino, il centro culturale che negli anni Ottanta rappresentava un vero e proprio tempio massonico. E che ora la Corte d'Assise di Trapani definisce un paravento di logge infestate da elementi mafiosi e lo fa nell'ambito della sentenza Rostagno, ecco, in cui, dopo 26 anni di indagine, parliamo del 2015, i giudici ammettono che ad uccidere il giornalista Rostagno il 26 settembre è fu cosa nostra. Ah, Ammazza, ci sono arrivati! Ecco qui il capo mafia. Vi piace il vostro capo mafia, ma perché? Ma perché non? no 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 no, no, no lo chiamate Don Sergio, Don Sergio no Don Sergio, eh? quando sei mafioso Don Sergio, eh? sei proprio mafioso, ma mafioso, mafioso sei. no mafioso no 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 tra i frequentatori delle iniziative pubbliche, ma anche quelle non pubbliche, a dire, del circolo Scontrino, centro di cultura ospitato in un palazzo barocco che negli anni 80 nascondeva un vero e proprio tempio massonico. E che ora la Corte d'Assisi dei Trapani, nelle motivazioni della sentenza Rostani definisce un paravento. ok, perfetto. Perfetto. Ma come mai poi queste sei diverse logge, no? Perché c'erano sei diverse logge, ragazzi. C'erano sei diverse logge, c'era Iside 2, ma c'erano anche altre, eh? Tra altre cose, qui si parla, oltre a Calabria, il mafioso e il principe Gianfranco, aliata di Monterey. Cioè, capito? Wow! Nella perquisizione, perché il 24 ottobre 1984, si trova anche una lettera di Mannino, datata 24 ottobre 1984, indirizzata al Gran Maestro Giovanni Grimaud. Giovanni Grimaud era il Gran Maestro allora di questa realtà di massoneria o pseudotale, nella quale poi vi informava che era stato concesso al centro scontrino un contributo in denaro. Ah, poco prima di essere ucciso Rostagno... Eh, indagava proprio sul mondo delle logge. Eh, eh, L'avvocato Antonio Marino, ex segretario del PC, a Travani, ha rivelato che sulla scoperta della loggia segreta Isile 2, alla quale erano iscritti soggetti importanti. Oltre al, a Calabro, il mafioso Natale Lala e, e il principe Gianfranco Leale di Mugliela, coinvolto e poi prosciotto all'indagio su colporghese, si era confrontato con Mauro più di una volta. Il 22 febbraio fu connotato da una... Ok, perfetto. Fino a ah, insinuare che fosse tutta una montatura di Sergio Mattarella per colpire... Ah, quindi Sergio Mattarella, eh? L'avvocato racconta che il primo editoriale sul caso Scontrino, firmato da Rostagni, il 22 febbraio del fu connotato da una plateale banalizzazione della vicenda, secondo loro, eh, eh? Fino ad insinuare che fosse tutta una montatura di Sergio Mattarella per colpire l'avversario Canini. In realtà ha raccontato con io, Mauro mi disse faccio finta di non aver capito perché è una, co è una gro cosa grossa e voglio indagare ancora il legale racconta anche che Rostagno volle incontrare il giudice istruttore Nunzio Trovato per riferirgli che si era rigato al circolo Scontrino scoprendo che Licio Gelli per due volte era stato a Trapani proprio nel periodo della costituzione di Iside 2 anche se Grimaudo ha sempre smentito eh sì, eh sì, eh L'organizzatore delle iniziative culturali a cui andava Sergio Mattarella era praticamente il gran maestro Grimaudo, eh? che esibiva le sue conoscenze con i politici, mentre teneva riservate le amicizie con l'avvocato cadanese Michele Papa, che vantava precedenti per banda armata, e con Pino Mandalari, il commercialista di Totorrina. Parlando delle relazioni autologate di Grimaudo, però, la crola profonda, Paolo Scontrino ha spiegato che era così notorio il suo ruolo di venerabile da presumere che i personaggi invitati alle conferenze sapessero di avvicinarsi ad ambienti massonici. In realtà era un gran maestro, non era venerabile, perché le logge erano diverse e lui le controllava tutte. Il Quirinale ha poi fatto una precisazione, ovviamente. In riferimento all'articolo pubblicato il 29 luglio a pagina 1 e 2 dal Fatto Quotidiano, Coltivo Mattarella, ospite il Circo della Loggia Massonica a firma di San Delizio, però, Ecco, vediamo cosa ha detto il Quirinale. Sergio Mattarella non ha mai tenuto alcuna conferenza al circolo Scontrino, di cui non è mai stato frequentatore delle iniziative. La sola volta in cui è venuto a conoscenza dell'esistenza di questo circolo è stata nei primi anni Ottanta in occasione della conferenza sulla giustizia tributaria di un suo collega professore della facoltà di giurisprudenza di Palermo che l'ha invitato ad assistervi. Sergio Mattarella si è recato ad ascoltarlo aprendo in quella, in quella sede che la conferenza era promossa da un circolo denominato Scontrino a lui del tutto sconosciuto, con il quale non ha mai avuto né prima né dopo alcuna relazione o contatto di qualsivoglia genere. Nutto, saggio Io non ho visto niente, non so niente e se c'ero non ero assolutamente comunque responsabile di niente, io non conoscevo, non sapevo, non, non potevo immaginare. Sergio Mattarella Presidente della Repubblica italiana. ma chi cazzo vuoi prendere per il culo a fratello Sergio Mattarella ma che cazzo ma finiamo di prendere per il culo gli italiani un po' d'onestà dimettiti dimettiti buttatelo fuori a caccia in culo dal Quirinale questo buffone figlio di un uomo d'onore lui pure uomo d'onore insomma, eh, eh. Le logge del circo Scontrino, vediamo se trovo una, una lista delle logge. No, scontrino, ce n'erano diverse. Erano sei logge, quindi magari troviamo da qualche parte la lista. Comunque sia, come vi ho detto, nel nell'inizio degli anni 90 arrivarono le Prime condanne per questa loggia segreta a ridosso ovviamente di tutto il discorso delle stragi, straggette e poi delle bombe, bombe e bombi, bombe e, <ride> bombe e bombaroli. Processo Iside 2. Prime condanne per la loggia segreta. Siamo nel, mille, nel giugno del 1993. Per la prima volta nella storia giudiziaria italiana, esponenti di logge massoniche sono stati condannati per direzione d'organizzazione di associazione segreta. Eh, la storica sentenza è stata emessa ieri dal Tribunale di, ta, eh, di Trapani. Presieduto. Da Francesco Garofolo nei confronti del gran maestro dell'alloggio segreto di Iside II Giovanni Grimaudo e del suo vice Natale Torregrosse, il primo è stato condannato a tre anni di reclusione e il secondo a due. Sono stati invece assolti perché il reato è stato amnistiato altri tre fratelli che devono rispondere di partecipazione all'associazione associazione segreta. Sostanzialmente la sentenza accolta alle richieste del pubblico ministero Luca Vistorelli dopo tanti anni di sonno la vicenda giudiziaria del circolo scontrino di Trapani dove si celava la loggia segreta e 2 è finalmente arrivata alla conclusione. E, secondo voi conoscete un po' la storia dell'Italia alla fine della prima Repubblica. È una coincidenza che nel 93 arriva questa condanna? arrivano queste condanne? Eh? è una coincidenza? assolutamente no assolutamente no hanno bloccato il nostro canale principale e lo hanno fatto perché noi siamo andati ad attaccare Davos Davos è l'emanazione di un moderno think tank eh, cioè di quello è cioè un think tank, lo chiamano think tank eh, qui in lingua inglese è praticamente un nuovo modo di fare massoneria all'aperto, in pubblico come fanno un po' eh, come ha iniziato a fare diciamo la chitichella al Bilderberg e poi man mano dalla fine degli anni 60 col club Roma e poi con Davos e il forum economico mondiale sono venuti allo scoperto Klaus Schwab oggi ha concluso i lavori di questi quattro giorni in cui si sono dette delle cose veramente allucinanti. Intanto voglio mostrarvi: prima magari poi di ritornare a, a parlare di massoneria e di Matteo Messina Denaro, perché ancora qualcosa da dire ci sta. Volevo mostrarvi alcune cose che sono state dette. Al Forum Economico Mondiale che confermano assolutamente tutto quello che ho detto nel volume 8 dove c'è un capitolo dedicato proprio alla, al legame anche con Hollywood. Pensate che durante eh, hanno fatto un panel, un gruppo di eh, lavoro dedicato alla agli LGBT e alla loro insomma. Situazione, ecco, questa signora che vedrete ha detto che praticamente per normalizzare l'LGBTQ le, le si sono messi d'accordo con Hollywood che Hollywood sta collaborando e praticamente Hollywood collabora con Davos. E questo lo hanno ammesso finalmente in maniera pubblica, pubblica, senza proprio senza nascondersi. Um, normalizing lgbtq folks including us in all stories so that's the other piece that i think is really important and we've worked really closely with hollywood on this we are all connected in the lgbtq community so we would help you find the right people on the ground to advise you. hollywood. <inaudible> Hollywood, noi vi aiuteremo, noi controlliamo Hollywood, eh, promuoviamo tutto, adesso bisogna promuovere eh, il transgender, bisogna promuovere eh, insomma, tutte le cose, no? Sapete, i travelloni, tutte le cose che piacciono, i fruffru a manetta, su tutte, in, 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 tut, in tutte le salse, in tutti i film, in tutte le serie tv, ma, ripeto, questa signora ci sta confermando quello che io ho scritto nel mio libro, che Hollywood praticamente è controllata adesso dal Forum economico mondiale lo hanno ammesso in all story. so that's the other piece that i think is really important and we've worked really with We all... lavoriamo molto da vicino con hollywood su questo avete capito loro lavorano molto da vicino Connected in the LGBTQ community, so we would help you find the right people on the ground to advise you in that culture. It's really important that you're acting within the culture that you're in and you're speaking within the culture that you are. But um, and I think it's what you mentioned about getting ahead of it instead of coming behind it. We are always stay behind. We have to promote rights in tutti I Tutti i film devono diventare fru fru. Facciamo un James Bond fru fru, facciamo un Superman Fru fru, facciamo tutto fru fru. E um, understanding the cultural landscape, and playing out from a PR standpoint. What's going to could happen or not happen, ecco, però adesso ce l'hanno ammesso. Ce l'hanno ammesso ragazzi perché qui ormai i travelloni stanno prendendo il controllo di tutto. Addirittura un travellone si è fatto eleggere raccontando un sacco di cazzate nel partito repubblicano. Cioè, capito? Pure il partito repubblicano, ma che figura di merda. Questo Giorgio Santos eh, di origini brasiliane è un, è un travella. Non è che lo dico io. Le foto di George Santos, il deputato del Partito Repubblicano vestito da travella in Brasile, sono apparse sui telegiornali americani. Vai con i travella. The list of lies continues growing for embattled Congressman George Santos and its dominated headlines on the hill. News Nation speaking exclusively with a Brazilian performer who claims Santos was a drag queen. Santos is now taking to Twitter, calling out what he calls quote outrageous claims. Santos is now the media. Il congressman George Santos is calling the latest allegation against him. Vabbè, lui chiama allegations, quello che vi pare, però poi dopo, ragazzi, è venuto fuori uno che ha mostrato le foto. Eccolo qua, George Santos come Morris San, anche lui un Travella. Avete capito? Come Morris San, anche lui un Travella, che però non vuole ammettere di essere.

e ha detto che Santos era uno di loro. Sì, been a liar. È sempre stato un cazzaro, poi ha detto, eh. But he used to lie about silly things. What he did in the US is not cool. Santos denying he ever dressed in drag. Cioè, no, io detto era No, io non mi sono mai vestito in, 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 in drag. Ma, è visto, è visto, è Però, ragazzi, eh, eh, e poi No. Al forum economico mondiale, sempre in giornata degli anni, c'è stata un'altra persona con un cappello in testa, no? che ha detto che praticamente si stanno pensando per una nuova religione unica mondiale, come io ho affermato nei libri, come ho affermato nel volume 7, dedicato proprio al grande e alle sue radici e funghi, sono questo ah, L'audio non va bene? L'audio non va bene. Eh cazzo, proprio adesso. Adesso immergo e ri riemergo. Eh? Lesule, mi sentite? Mi sentite? Mi sentite? Vediamo un po' se l'audio va bene. Lesule, audio. Audio, mi sentite? Prova, prova il microfono, prova il microfono. Ecco un messaggio a tutti coloro che non si sono sintonizzati oggi perché non si sono mai iscritti che noi d'emergenza. Siete lì. Stronzi siete delle merde quando io ricaricherò. Fra una settimana questa trasmissione sul canale principale perché la voglio ricaricare, glielo dirò proprio direttamente. Chi non si è iscritto ai canali d'emergenza è un testa di cazzo e può anche andare a fare il travellone, ecco bene. Così almeno, ecco. poi non mi dite che non devo dire parolacce perché, porca puttana, ragazzi, mi fate girare i coglioni. Io mi sbatto per fare le trasmissioni da paura e voi manco vi iscrivete ai canali d'emergenza. Eppure, quante volte io ho domandato agli italiani di iscriversi ai canali d'emergenza? Quante domande? Quante? Ecco, a ogni trasmissione. A ogni trasmissione. Ecco, questa buffona col cappello da cinesina ha detto che si, eh, bisogna arrivare a una nuova religione unica mondiale, bisogna arrivare a un comune denominatore religioso che ci ecco il creatore, dobbiamo praticamente creare la nuova religione unica mondiale, ecco qua. E anche i nostri leader di fede, sappiano che questa crisi è molto più che una crisi fisica e ambientale. Abbiamo uno spirito profondamente ferito come popolo that is in desperate need of healing and restoration and we must look to our almighty creator to find our proper place in humanity our proper place as that one strength Ah, um, Dio vuole che uniamo un, un posto unico, una, un, qualcosa di unico, una religione unica, però ragazzi il bello, sto per mostrarvi uno scoop dopo Dopo, dopo la firma esclusiva eh, che, che ha fatto, perché ragazzi qui è in diretta via YouTube, Maurizio Sanna ha annunciato finalmente ha comprato il terreno. Ha comprato il terreno, sì, ha comprato il terreno e que questo è uno scoop. Infatti, eh, in effetti è uno scoop. È uno scoop è quello che sto per mostrarvi, però non questo. Questo è già andato in onda, però è da vedere. Ecco Maurizio Sanna che annuncia che finalmente ha acquistato il terreno. Come dire, poi di vi togliete mezzo i coglioni. Non so se l'hai. Certo, quello cioè, l'ha detto. L'ha detto ma è Elegante, ma era quello che si figura. Allora, l'ha detto. Allora, ragazzi, volevo darvi una, una notizia in anteprima. Mamma mia, che ciacca La ciaccarita Viene la ciacca vediamo se la live funziona con questo segnale, sto provando <ride> no sono scimmie, ti dico la verità sono scimmie ma che dico è un'azienda così grande va in difensiva no ragazzi allora dopo un'attenta analisi in effetti ci siamo espressi male è proprio comunicazione ne esci pulito, invece no capito ciao ragazzi con chi abbiamo in linea ragazzi, quale sono in Italia. Volevo fare un annuncio. Ci ha messo un anno. Un annuncio ci ha messo un anno, ma finalmente, grazie ai soldi di ben 31 famiglie che si sono fatti prendere. Insomma, si sono fatti prendere per il culo. Eh? Si sono fatti, è riuscito a prendere per il culo 31 famiglie. Adesso non ve lamentate voi, eh? Non ve lamentate, non ve lamentate perché andrà a finire male, andrà a finire male, fare questo annuncio ma un documentario del video che sto montando dopo un anno e qualche mese siamo riusciti grazie a Dio ad acquistare il terreno a fa alla faccia di quelle facce di merda che mi hanno fatto sempre i video quindi preparatevi perché apriremo un canale nuovo adesso dove parleremo soltanto di upgrid eh, e vedrete la costruzione del villaggio voi ve lo dico anche prima su questo canale ok andate a dirlo a quei gatekeeper che si nascondono in America a quel cazzo di inferiori o quell'altro scappato di casa, quella Poletano là, e che il signor Morissan ha acquistato il terreno grazie al contributo di 31 famiglie. Il fa contributo di 31 famiglie, cioè noi per mesi abbiamo cercato di spiegare agli italiani che questo è in ciarlatano che praticamente tutto quello che sta mettendo su in Costa Rica è un'utopia pericolosa per la propria salute soprattutto invece no. 31 famiglie di coglioni gli hanno dato i soldi mentre noi siamo qui a chiedere ovviamente se volete eh, di contribuire per la nostra trasmissione. Lui invece si fa pagare per la piattaforma numero 6 per dire cazzate cose per rubare dalla rete qui e là, cose che poi insomma niente di che. E poi addirittura adesso il progetto dell'ARCA, il progetto, ragazzi: più di 70 ettari, vedrete il progetto. Oggi lo posso dire perché mezz'ora fa ho firmato il contratto. Quindi Cinci, eh, ci tengo sotto a fare questo shopping. Condividete questo video così arriva questo video a quegli inferiori. Ha sottoscritto quei miserabili, hanno fatto un video a giorno. Erano in Costa Rica, che sono scappato con i soldi, che avremmo preso i soldi, scappato. Invece no, abbiamo trasformato Grazie. una vita. Marziani, urgentemente, dovete ritornare su terra perché eh, qui la situazione è e ovviamente sta degenerando, sta degenerando. I marziani io vi chiamo a eh, dovete ritornare sulla terra di 31 famiglie e lo vedrete attraverso il canale YouTube nuovo, perché documenteremo tutto. Comunque ci tenevamo a mandarvi un forte abbraccio, ragazzi, e mi raccomando, guardate che la settimana prossima mega live il 26, i mestieri che scompariranno e come tutelare il proprio posto di lavoro. Non perdete questa live. Se l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo canale, bla 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 e Maurizio mi manda un forte abbraccio, ok? Un saluto fratello a tutti quanti e viva Dio. E viva Dio, ecco, la firma del contratto. I nostri servizi segreti c'erano alla firma del contratto, eccolo qui. Guardate qui che roba, lo scoop. Maurizio Sanna firma un contratto con l'emittente nazionale per la produzione di una telenovella tenelo, come attrice protagonista. Non male questa, non male. Eh? Eh? Lo, lo, vedo, lo vedo, però non lo vedo tanto sveglio, eh, Ersan, er, er mentre firma... Guardate qui, eccolo, Maurizia, dopo il grande successo della sua iniziativa, guardate qua, ecco, ha firmato il contratto per il Big Bamboo, eccoci qui, Maurizio dopo il suo grande successo firma autografi alle sue fans eh? che robetta eh? che robetta eh, lo so, lui ormai è, è un personaggio di un, di un certo livello eh, Morrison tuttavia, ripeto, non lo vedo troppo sveglio infatti c'è stato un momento durante la firma del contratto in cui era particolarmente assonnato guardate qua, eh non ci sembra tanto sveglio, Maurizio. Ma cosa fai? Perché dormi, stai sognando i big bambù e non li sognare. Eh? Dai, dai, Maurizio. Eh, che cazzo, il big bambù è qualcosa che insomma, solo tu puoi con il big bambù. Invece, per quanto riguarda i zagamiani ordinari, loro invece la cultura pesa. Infatti, guardate qua, questa è la prima volta che mettono un libro... Stanno, quanti grammi? quanti grammi? Che è? un chilo e 304 grammi... un chilo e tre... E è, è un, la cultura pesa... certo... Maurizio Sanna... Eh, lui invece... è in dieta... È in dieta di cultura pure... È in dieta di tutto... Ehm, a questo punto... Eh, però eh, voglio... Maurizio... io vorrei... intanto... Consigliarti di fidanzarti subito con Santos perché lo vedo uno che secondo me al Big Bambù ci sta, ci sta, ma poi è un personaggio, eh? cioè, è uno che si è riuscito a prendere il culo tutta l'America. Questo è arrivato addirittura al congresso. Questo è il tuo uomo donna ideale Maurizio. Pensaci bene, pensaci su, secondo me, tu e Santos potreste fare un figlio insieme, non lo so. Un big bambù, un big bambù insieme. <ride> che roba! ragazzi eh, Compratevi il volume 8 delle mie confessioni? Intanto, perché così almeno riusciamo a mandare avanti a baracca. Altrimenti, donazioni. Eh? Altrimenti, donazioni. Poi Maurizio Sanna ci, ci ha spiegato, comunque prima di questo annuncio, perché lui è andato a vivere off-grid. Però questo magari è una cosa che a voi non interessa più di tanto, perché insomma ormai lo sappiamo. Di queste cose se ne sono occupate ampiamente i marziani. E praticamente, bah, Però magari sentiamo un attimino perché è andato a vivere off-grid, ma soprattutto voglio mostrarvi... Ecco oggi manzi, parliamo lì. di off grid Action da vostro Morissano, buongiorno a tutti amici Mi sono promesso di fare questo video per rispondere a tanti utenti che mi hanno detto perché... Ho creato un villaggio off-grid perché sono nato in, in Centro America e perché è importante il concetto dell'off-grid. Lasciate che vi spieghi: molto spesso si può dire, ah no, io non ci andrei mai a, a vivere off-grid. Come se off-grid volesse dire cagare in mezzo ai cespugli: no, non vuol dire quello. Off-grid vuol dire vivere nel futuro, vivere soltanto scollegati dalla griglia. È un livello di vita superiore alla vita, ecco, un livello di vita superiore. Infatti, ragazzi. L'hanno presentato pure a Davos. L'hanno presentato pure a Davos. questo livello di vita superiore. Hanno presentato la città ideale che sta per creare Maurizio. Sanna pure a Davos. Non ci credete? Non ci credo. Voi siete liberi di non crederci. Ma ecco qui il Big Bang in anteprima a Davos. So, this video is, is a video of the, the principle of the line which is. Really, the how yes, uh, yes. The, the revolution in urban design that Neom is pioneering, and we can talk a little bit more about that as we go through. È una rivoluzione nella civile, cioè creare pure a Davos ne parlano. So when I'm looking at this, it's a grid infrastructure. Yeah. So basically, the it's a grid. He's off grid, but these fanno the grid with nine million residents. It's 170 kilometers long. 200 meters wide. Lungo 170 km. This is the project launched at Davos. 500 meters high. Um, the height is from the sea level. So as you go inwards and the topography actually goes up, then the height of the actual building structure reduces until you get to the uh, to the mountains where it actually you no longer have a mirror line. Mm. Um, the idea is about what we call a zero gravity uh, urbanism which is zero gravity urbanism. Prendi nota Maurizio, eh, cioè, capito? A Davos ormai sono lanciatissimi questa cosa. Not necessarily having to be linked and anchored to a ground. How can we think of cities that go vertical and not only horizontal? Um, this has many benefits. It's 5 minutes walk from Capito? a città non solo verticale, pure orizzontale. Capito? Così il bambù prendi meglio in orizzontale. All of your needs um, each module is 800 meters wide and each model will take uh, 80,000 uh, people on average obviously some are going to be more densely populated than others and when you do it this way you're you're only five minutes walk away from your school your hospital um, supermarket the other thing is that the catchment Ma che dice di questo, Sanna? vita degli schiavi, quelli che vivono appunto nei palazzi. Off-credit vuol dire soltanto io non pago la bolletta della corrente elettrica no. perché produco l'energia, io non pago la bolletta dell'acqua perché produco l'acqua, la produco, la raccolgo, oppure io non compro al supermercato perché produco il cibo. Quindi è un concetto di vita molto più elevato perché sapete esattamente quello che vi mettete in bocca a differenza di quello schifo che comprate magari. Oh. Ma tu cosa ti metti in bocca, Maurizio? Spiegacelo meglio. Cioè, per aver trovato 31 famiglie, eh? sfamano loro? Ma poi tu cosa ti sei messo in bocca? Il Big Bamboo de Santos? ...area becomes a lot bigger. The catchment area for businesses becomes an 80,000 catchment area within a five minute walk, which as you can understand, instead of opening... Many pharmacies or many stores that one store will service a much bigger catchment area than anything. Praticamente eh, tanti scherzi. Sanna vuole fare eh, eh, un, un mini, una versione forse un po' più eh, abbordabile di questa proposta, oppure la stessa cosa. Non, non ho ben capito. Ma tu sei andata a Davos, e hai dato 50.000 dollaroni uno sull'altro, 50.000 euro per partecipare a questo grande evento, yet, taking yet. the same amount of population and state the first module is start is finish in 2027. E dice, il primo modello è finito nel 2027. Quando sarà pronta la tua città, il tuo off-grid, Maurizio? end of twenty immaginare questo and as you can imagine, this is a generational project, so it will continue to go on. Until, uh, 2045, when... quindi praticamente questo cioè, è un progetto generazionale andare avanti poi fino al 2035 e... comunque a Davos hanno anche eh, praticamente ci hanno fatto capire che ci sarà anche un altro covid nei prossimi anni però voi non ve lamentate eh? non dite niente cioè ci sarà anche un altro eh? Mi raccomando, sentiamo cosa dice questo personaggio qui. Da Davos. Ok, the next 15 years. Quindi, nei prossimi 15 anni ci dobbiamo aspettare. Covid-2 la vendemmia la pandemia, sì. In più a Davos quest'anno hanno apertamente detto che loro stanno creando un nuovo ordine mondiale, l'hanno proprio detto senza, senza vergogna cioè praticamente, capito? Hanno detto vabbè, ma noi facciamo un nuovo ordine mondiale e ci stiamo impegnando per questo nuovo, per fare questo nuovo ordine mondiale ce l'hanno proprio detto, l'hanno dichiarato noi siamo qui per creare un new world order eh, siamo complottisti però Uh, here at WEF, I believe we're discussing, um, there's a lot of discussion about what the, the new world order will be or how, even in the context of, uh, of uh, our, 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 our new Helsinki, uh, how do we f work towards that new normative international order that allows us to address our differences and disputes as the civilized world. Uh, and. I believe perhaps we are at the moment in such a hyper-partisan, hyper, hyper, -partisan, hyper time, that we're not going to be able to form a... eh, dice che in questo momento siamo troppo divisi per formare proprio eh, un ordine mondiale come lo vogliamo noi, siamo ancora troppo divisi. Unitevi! Unitevi! Ecco. Mm. ...that new Helsinki uh, today. new Helsinki. hope going forward we are able to do, I mean we must we must form uh, and improve our normative and international institutional order internationally so, so that we can address these complaints. I hope this time round, once we're building this new world order or new rules based order, the voice of the global south and the developing world is included. E questa volta lui spera che quando corriamo questo nuovo ordine mondiale c'è anche voce, viene dalla parte dei paesi più sottosviluppati, del sud, la Costa Rica, Pure. Uh, insomma ci mettiamo pure quelli devono partecipare pure loro al nuovo ordine mondiale. Poi insomma è il, proge è il progetto eh, off, off grid, off grid, grid, del grid. Uh, the whole project is, is complete. Uh, we think of this as not a start and an end, this is a city. That is being built, so it's being designed yeah. Questa è una città che sta costruendo. Maurizio Sanna infatti, sta costruendo una città nei centri commerciali che sono prodotti ma la maggior parte di essi cancerogeni. Basterebbe... Sì, perché praticamente dovrete zappare, dovrete produrre, dovrete fare qualcosa di alternativo per mangiare quando fate l'off grid qua con Maurizio Sant'Anna. Quindi, voglio dire. Off grid vuol dire questo perché off grid? Off grid perché è il futuro. Ecco, meno male: è il futuro, l'hanno detto pure. È il futuro, è a posto. Così, il futuro del cazzo. Vabbè, ragazzi, due anni fa, purtroppo, veniva inaugurato tragicamente quel governo Biden che Ha rovinato il mondo è, è un triste anniversario, vi dico la verità: è un triste anniversario. Biden continua a dire cazzate perché tanto chi lo ferma. Però la cosa più triste è che due anni fa, praticamente, lui ha preso il controllo della baracca e da quel momento, ragazzi, ha letteralmente rovinato l'America e ha rovinato il mondo. Non ha rovinato solo l'America, ha rovinato il mondo. Questa purtroppo è la verità. Due anni fa. In due anni è riuscito a rovinare l'America e il mondo. Ve lo ricordate quando praticamente ha fatto questa semiparata in giro per Washington? Non c'era nessuno. Guardate, questa era l'inaugurazione due anni fa di Biden. Non c'era un cane. Le strade, di, 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 le strade erano deserte. Bidet praticamente eh, era in solitaria. Qualcuno dirà che c'era il Covid, ma insomma qualche settimana prima c'era stato l'assalto a Capitol Hill. Ecco qui che Joe Biden gira le strade di Washington. Eccolo qui, camascherino ovviamente. Eh? Joe Biden saluta i suoi fan che non esistono. Eccolo qui che due anni fa camminava per le strade deserte di Washington, il nuovo presidente eletto degli Stati Uniti d'America, che diventava operativo da quel momento per rovinare del tutto il sogno americano. Salutava i fantasmi perché non c'era nessuno. Guardate, saluta i fantasmi, ma non c'è nessuno. Ma chi sta salutando? L anni fa l'inizio della fine adesso se però gli chiedi qualcosa su, sullo scandalo ultimo del, dei, dei documenti che ormai appaiono dappertutto perché oltre al garage sono apparsi in casa sono apparsi di qua, sono apparsi di là lui se gli chiedi qualcosa si incassa lui si incassa tutto. si incassa, ti offende ti sbrocca praticamente Dopo due anni ragazzi, guardatelo, cioè è veramente invecchiato. Eh? E questo se vuole ricandidare, cioè siamo al delirio. Mi fanno una domanda praticamente sui documenti e lui dice no, ma dobbiamo parlare di cose importanti. Eh? Che mi fate per parlare dei, dei documenti top secret che avevo buttato lì in garage, in giro per casa? Che mi fate perdere tempo? You know what? Quite frankly, bugs me is that we have a serious problem here. We're talking about, we're talking about what's going on, and the American people don't quite understand why you don't ask me questions about that. But having said that, what's your question? You regret that you did not reveal the existence of the documents back in November before the big Hang on, okay, Look, As we found, uh, we found a handful of documents. Documents were failed uh, Were filed in the wrong place. We immediately turned them over to the archives and the Justice Department. We're fully cooperating. Looking forward to getting this resolved quickly. I think you're going to find there's nothing there. I have no regrets. I'm following what the lawyers have told me they want me to do. It's exactly what we're doing. There's no there there. Thank you. Alright, oh, okay, Ma i giorni che ripressioni DJ che eh, DJ. C'è cioè, una modalità inusuale di fare il DJ. Lui l'ha voluta fare portando i CD a Tracolla eh, in giro per Roma e lo hanno arrestato. L'audio però dice che non è buono, quindi ritorniamo fra un secondo. Eccoci qui, ecco, eravamo rimasti praticamente a un DJ internazionale che è venuto a Roma a fare quello che fa anche quando va in altre città del mondo. Ma a Roma è stato arrestato da quello che lui ha definito una polizia corrotta, eh, a, a, a Fontana dei Trevi, cioè circondato da sei poliziotti della municipale che non sapevano parlare l'inglese. È una cosa veramente vergognosa lui però uh, si è fatto beccare perché eh, andava in giro con questa sorta di console mobile guardate come ha praticamente perculato i vigili romani brother, brother, brother! chicky drive by fisting So the police spot me and this is where things started to go wrong. But with a very obvious change in direction and no change in speed, I managed to completely outmaneuver the weasel. Bye. <laughs> Choke on my dust. Ring a ding ding, ring a ding ding. Hey, Everyone at Trevi Fountain. Hi. E qui e quando praticamente Fontana di Trevi verrà arrestata. <laughs> Say hi, TikTok! Hi, TikTok! And you hi, hi, YouTube! By the time these officers had finished their leisurely stroll, I knew my time was up. Hey, hello! When they were practically accorted, I was like, maybe they were going to run a bag. I was like, I'm going to run a Hey, hey, hey! Oh, don't, don't touch me! don't touch me come with me come with me you let go come don't, with me. don't touch me hey. i'm gonna come okay hey. Okay. Hey. okay come okay. with me okay come with me all right mate don't pop a bollock <laughs> i don't speak italian stop stop understood i don't understand italian nothing's changed i still don't understand italian guys Boo! Yeah. <laughs> yeah. Che brutta figura a livello mondiale l'Italia fa sempre. Has been at, bye Italy, bye. If you like the beat. Stop, oh, stop, basta cosa, stop. basta stop. And what I was going to say before Weasel rudely. Poi sarei, "E quindi, i carabinieri, eh? Poi sarei arrivati pure i carabinieri, ci poteva mancare il carabiniere, il carabiniere, eh? <sussurra> non sta da arrestando, sta chiedendo, non si arresta. Am I arrested? No, ok, so posso andare. Tu come posso andare allora? No, e invece, poi alla fine è stato arrestato, capito? Cioè, poi non parla... nessuno che parlava inglese. Si sono presentati, non si sa quando. Questa era la ragazza sua. che diceva, Adesso l'hanno portato via. Poi è intervenuto i carabinieri. Io non devo touching USB sticks that are recording i musical mix. You have no right to touch those. What are you doing, bro? Non touch me, non touch me. Derek, these absolute dereks, getting aggressive, just all in all the the entire poppy Being so rude and it's not fair. Oh, okay Now you have to understand my situation here. I was beyond frustrated, tired and irritated. Ecco lui, yeah. Stop. Your breath smells man. Oh, I now forcefully switched off my cameras, so all I have is this audio recording. His breath smells. I wanted to stop talking to me. <laughs> he managed to film the <laughs> <atmosphere>, <laughs> like questa, a lion è... would. So Poi... can go. And now they're not letting me go. Dicevo, not if, you. Uh, if you understand, if you understand, nod. Eh, eh. Ecco: dice: come fate? Un poliziotto sta in posto dove siano tutti i turisti e non parlate inglese? Eh, cioè getting eh, no. C'è cioè, cose allucinanti. Solo in Italia possiamo fare queste figure di merda. lo vedo che solo in Italia. Vabbè, pure la fiatella, a non se si proprio non si può vedere. with a mobile DJ. If you go, I just gave you the document. I just gave you the document, and now you're still holding me. Why It is your problem? problem. problem. Oh, so, this is when I could have reversed suplex the weasel. This little man's about to go. Splam! Do you understand? Not if you understand. Uh, if you understand... capito? Quanti, quanti, Your document, please, please. Okay. Lou, you, don't, not, no, Lou, you don't, need to give a document, you can go. Lou, go. Cue the most Italian body language ever. I've given my identification. What's not possible? Italy, no what isn't? In Italy, no what isn't? Italy, no okay. You've got to help me in some way. I'm trying to cooperate. How can you be a police officer in a tourist destination and not understand English? <laughs> what? what? Why do you keep touching me? You guys are a joke. I was really getting to the end of my tether here. He kept touching and tapping me and waving his fat finger in my face, speaking in Italian even though he knows I don't understand him. It's like there's only so much I can take before I bite that fat fucking finger off. What? what? Stop touching me! But then John Travolta's dad got real mad that he couldn't identify the chunky beats I was playing. So he got all aggressive and tried to pinch me USB sticks. They're my USB sticks, Non don't need to touch those. Ragazzi, ma alla fine le figure del merda le facciamo solo in Italia. Eh? Le migliori figure del merda le facciamo in Italia, non c'è un cazzo da fare. They put in cell. I wasn't phone call. Ah, quindi neanche hanno fatto fare la telefonata, l'hanno sbattuto in una cella, ma siccome non era in stato d'arresto, non gli hanno manco fatto fare una telefonata. Italia, ma lo volete capire che siete un paese di merda o no? Vabbè, comunque se volete continuare a vederci anche domani, per favore, ve lo chiedo per favore ragazzi, cerchiamo sponsor per la trasmissione di domani, altrimenti, bye bye, un saluto ai sognatori, visto che comunque il canale principale è stato bloccato e non vi vedo ancora... Mm -mm. Eh? Vabbè. Condividete, magari cercate di raggiungere quei coglioni che oggi non ci hanno visto, eh. Cercate di raggiungerli in qualche modo perché altrimenti qui in avanti. Per una settimana solo dai canali di emergenza, da venerdì 20 a venerdì, quindi prossimo, solo venerdì 27 solo sui canali di emergenza. Oh, mi raccomando, mi raccomando cercate di condividere sti video mettete like iscrivetevi ai canali d'emergenza ecco non mi fate girare i coglioni a presto per quanto riguarda Matteo Messina Denaro vabbè la storia infinita dell'Italia non cambia un cazzo Sergio Mattarella è il capo mafia lui sta a Colle e chi lo tocca? Berlusconi capito che addirittura si complimenta. cioè l'Italia è proprio fatta di buffoni proprio avete visto addirittura manco uno può, può divertirsi a mettere un po' di musica che gli rompe i coglioni a presto e oh, oh, Rambo? Ah, è arrivato pure Rambo a salutarci ah, Rambo ma ti hai messo oh, il vestitino? un vestitino Rambetto vieni qui piccolino Ah, guardalo com'è carino il Rambetto col vestitino devo eh? Boppolo. Ah, come sta? Eh? Un salutone? Lo vuoi fare un salutone agli italiani? Hai visto? Hai visto come sono gli italiani? Eh? No. I mean... Ah sì? Eh? No, really che it's dice? So che dice? So no. Eh? no, no, il, il pane è da paura, hai fatto un pane da paura Faccio vedere il pane. <ride> faccio vedere. Faccio, faccio vedere il pane, pane fresco. Beh, però già già sta, eh? Mm? I ate half of it. Ma che ci hai già mangiato metà? Sì. Beh, oh, ammazza la fascia, si è fatta un paninone questo. Oh, buono, sto pane, oh. E crocchia, eh? Buono, oh, fresco, eh? è it looks like cippata. No, è tipo una ciabatta, l'hai fatto, eh? Però I buono. didn't want to make a cippata. Eh, vabbè, però hai fatto tipo ciabatta. Poi magari la prossima volta lo fai più grande. Erambe? Eh, oh. Vogliamo salutarli tutti quanti? Ma si iscriveranno a questi canali di emergenza? So proprio di coglioni. Eh? Che dice? Iscrivetevi ai canali di emergenza? Perché il Rambo si sta alterando, se no, eh? non vi saluta più. A presto! È da Ron Springs California qualcuno dice dacci la ricetta per il pane la ricetta poi la diamo è la, la, è la ricetta di, di nonna Gina e poi dopo la facciamo e poi, poi dopo... Oh, raga, dopo vediamo pure la ricetta non vi preoccupate per il pane zagamiano